You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy. Buongiorno ragazzi, bentornati ad un altro video. Scusate se non vi guardo, ma sto guidando. Qua non avete idea di quanto aspettavo questo momento. È sabato e volevo semplicemente parlarvi. È stata una settimana molto piena di lavoro, sia per Kaizen, abbiamo fatto praticamente tutti i photoshoot e video shoot che dovevamo fare per il lancio, il secondo lancio di Kaizen, e in più vi avevo accennato in un video un po' di tempo fa che lavoro anche per un amico che ha un ristorante a Zurigo. Anche loro stanno probabilmente lanciando diverse città e io mi sto occupando di un po' del lato di marketing e stiamo facendo tutta una nuova campagna. Quindi questa settimana è stata veramente intensa a livello lavorativo. Io non vedevo l'ora di filmare un video per voi e adesso che è sabato noi stiamo andando in palestra. Non mi alleno da 2-3 giorni proprio perché sono stato preso dall'allenamento. La cosa positiva della programmazione che seguo io in rotazione ABC è che autoregolo, quindi questi ultimi 2 giorni non mi sono allenato. In realtà mi sono un pochino allenato perché abbiamo fatto i photoshoot e i video shoot, però diciamo non ho seguito la mia programmazione, quindi non vedo l'ora oggi di spaccare. Ci abbiamo panca piana e spero di fare un bel PR perché mi sento abbastanza bene. Sono carico, io intanto mi sto ascoltando un audiolibro di quelli che hanno scritto, dei Navy SEALs, che hanno scritto anche Extreme Ownership. Mi sto ascoltando quello sul leadership. E niente, andiamo in palestra, spacchiamo. Spero vi piaccia questo video. Se è così, lasciateci un like. Grazie di tutto il supporto. Let's go. Ragazzi, faccio un piccolo physique update. Spero che riusciate a vedere. Ok ragazzi, io ho appena finito l'allenamento, sono soddisfatto, è andata una bomba. Più tardi avrò anche l'allenamento di corsa, quindi diciamo che comunque faccio sempre attenzione, diciamo, a dosare l'energia. Per me la priorità è la palestra, però anche con la corsa voglio spingermi e migliorare, e se faccio troppo di tutte e due le cose poi ci sta questo effetto di interferenza di cui vi avevo parlato nell'ultimo video. Se non l'avete visto andate a vederlo, però io sono carico, mi sento una bomba e non vedo l'ora di correre anche tra pochissimo. In realtà questo pomeriggio andiamo a correre insieme. Poi, tanto per dirvi, mi stavo facendo le energy aminos della Foodspring. Diciamo che come prodotto secondo me non servono, ma ti danno quel qualcosa di sapore da sorseggiare durante l'allenamento che può aiutare, diciamo. Comunque adesso sono stanco, torniamo a casa che c'è Ele e il sabato e la domenica proviamo a stare insieme il più possibile, andremo a fare la spesa, qualcosa così.
vediamo insieme. Ragazzi, ho preparato il pasto post workout, molto simile ai pasti che faccio solitamente. Mezzo avocado, ci ho aggiunto dentro due pacchetti del gingerino che vi dico sempre di rubare al cinese o al giapponese, 60 grammi di salmone selvaggio, Ele è quella che mi ha, diciamo, introdotto al salmone ed è veramente una bomba. Ho due uova e ho anche qua una tortiglia. Questo, e c'è anche un'ape e due ape che gironzolano. Ok, prima di essere attaccato dalle api, quello che volevo dire è che alcuni di voi negli ultimi video hanno commentato: ma Giulio, stai consumando meno carboidrati? C'è qualche motivo particolare? Sei in deficit? In realtà sono a mantenimento, sto provando una ricomposizione corporea, come vi ho detto in numerosi video scorsi, ma sì, ho aumentato e cambiato la mia proporzione grassi e carboidrati, aumentando i grassi. Ok, come vedete qua, avocado, salmone, uova, mi mangio anche molto cioccolato fondente. L'ho fatto perché ho lavorato con un coach molto riconosciuto, molto famoso nell'industria inglese, e lui mi ha detto: prova a fare questo switch, prova ad aumentare i grassi a discapito dei carboidrati. Io l'ho provato e non solo mi sento benissimo, non solo la mia progressione in palestra è una bomba, ma mangio anche meglio e la mia dieta è molto più soddisfacente per me. Per questo motivo io ho aumentato i grassi rispetto ai carboidrati. Vi porterò un full day video in cui vi spiego tutto più precisamente, è molto individuale, quindi potete provare a sperimentare, ma nel full day video vi provo a dare, diciamo, dei consigli un pochino più nel dettaglio se volete provare anche voi. Io così mi sto trovando a bomba e, a parte che è buonissimo, non vedo l'ora di mangiarmelo. Ok ragazzi, sono le 4:30 e io vado a farmi la mia corsetta giornaliera. Ho messo il tracciato, oggi voglio fare 3 km e invece di aumentare la distanza voglio provare a battere un tempo, quindi faccio questi 3 km, non so in quanto li faccio, io spero di riuscirli a fare entro 15 minuti, ora vediamo, diciamo che è la prima volta che faccio un tempo provando a battere appunto un tempo e non una durata, vediamo come va. Sono curioso, let's go. Ok raga, mi è uscito il sole, io ero partito con le cose d'inverno, ma sono arrivato 3 km in 15 minuti, esatti. Ci siamo, vado a fare la spesa con Ele e poi ci vediamo a casa. Ragazzi, siamo rientrati a casa dalla spesa e le sta mettendo tutto a posto, grazie mille che abbiamo preso. Abbiamo preso un sacco di verdura da tenerci perché noi siamo, cioè almeno io mangio un sacco di verdura. E poi vuoi far vedere tu, avocado? Faccio vedere le solite cose, salmone selvaggio, questo, skyr, zucca, che le si mangia tipo una zucca a botta, chocolate pudding high protein, 20 grammi di proteine, 2 avocado, melanzane e cioccolato fondente. E poi volevo dirvi, a parte che mi mangio metà di questa barretta muffin della Foodspring, che è abbastanza buona, non è la mia preferita è il cookie dough, quella molto meglio. Stasera ci hanno invitato a cena Stefi, degli amici, il ragazzo con cui faccio tutte i photoshoot e video shoot di Kaizen, ci ha invitati e... mentre solitamente se so che facciamo una cena fuori me la programmo, quindi se già una settimana prima qualcuno mi dice andiamo a prenderci una pizza me la programmo prima, non ci sono problemi. Questo l'abbiamo deciso ieri sera. Io personalmente farò una sorta di curry con i vegetables, farò una cosa buonissima sono sicuro, ma non è esattamente come voglio mangiare io, quindi non ci sono problemi se siete amici veri a spiegargli la situazione, a dire che seguite un certo tipo di dieta, e non dovrebbero esserci problemi se sono dei veri amici, come infatti sono sicuro che non lo sarà. Con questo bamboo basket ho deciso, mi porto questo e voglio provare a fare al vapore il salmone e questi haricots verts o piattoni. Niente, volevo dire, quindi gli altri mangeranno un'altra cosa, un curry, io mangio questo e ovviamente provo anche il curry, ma così sono sicuro di prendere le mie proteine
e di digerire bene, non voglio troppo appesantirmi. Mi fai assaggiare un po'? Certo. Però sì, glielo volevo dire veramente, sono te, hanno capito quello che gli volevo dire. Certo, ma che ci sta, perché alla fine uno si rivergogna sempre a dire agli altri Mm-mm. che non vuole mangiare, ma non è tanto per un fatto di dieta, a volte è proprio un fatto che magari uno c'ha, almeno a me, tipo a volte capita che non sto benissimo con la pancia. Preferisci mangiare nel modo in cui mangiare mangi. Più tranquillo, quindi alla fine scialla, no? Sì. Magari non ti piace quello che gli altri vogliono andare a mangiare, tu dici ragazzi preferisco una cosa più tranquilla e quindi... È quello che dico, nella gran parte dei casi a volte è awkward, ma se sono amici veri non dovrebbe esserci nessun problema e soprattutto se è una cosa che pianificate prima non ci sarebbero problemi per me, ma una cosa decisa ieri sera, io oggi avevo in mente di seguire un certo tipo di dieta e mi va comunque di seguirla. Questo è tutto. Sì, noi ci prepariamo. E probabilmente ci vediamo a casa di Steffi. Aspetta che arrivo. Chiudo e arrivo. Se parti, che ne pensi amore del outfit? A me piace molto, eh? Basic. Basic jeans. Io alla fine mi vesto molto minimalista, tipo non mi piace nemmeno andare tanto per negozi, come sa benissimo Ele. Purtroppo sì. Mi dispiace. Un paio di jeans, Stan Smith, una maglietta abbastanza più wide. Se avessi quelle Kaizen mi sarei messo quelle, ma purtroppo ne ho solo due. Vabbè, mo arriva il launch. Poi arriva il launch. Andiamo che siamo un po' in ritardo, non so quanto filmerò da Steffi perché alla fine sabato sera non mi va di ficcare in faccia a tutti la telecamera, spero che vi capite, e però vi faccio vedere il bamboo basket che steam e tutto quello. Let's go. Così si sente. Siamo in preparazione, Steffi ci parli degli ingredienti che stai facendo? Ingredienti uno per uno? Vai. Allora iniziamo con la zucchina, abbiamo un po' di cipolla rossa, zenzero, aglio, broccoli qua, i pisellini moshtu, poi avremo un po' di spinaci da aggiungere alla fine, paste di red curry. Thai curry, coconut milk, e poi avremo un po' di coriandolo e di garnish, un po' di zenzero di nuovo e peperoncino per chi vuole qualcosa di più forte. Bomba, lo aspettiamo. Allora, noi stiamo quasi finendo la preparazione. Steve, vi facciamo vedere. Allora, quello è il riso semplice. Sì, Thai. Qua? Qua che c'è bomba. Thai red curry vegano. Che bomba. E... io lo assaggio, eh? Assaggio. Poi ragazzi, mi dovete dire che cos'è questo, perché... siamo tutti un pochino indecisi su cos'è. C'è Steffi che dice che sono le proteine e le dice che è il grasso. Che è successo al salmone? Bruttino. Se sapete cos'è, ce lo dite nei commenti. Speriamo sarà buono. Secondo me è buono. Sta cosa è strana veramente. Sì. Ragazzi, sono le 11:30 e noi siamo tornati a casa, abbiamo fatto un piccolo dessert. Io sto per andare a dormire, ma mi andava di fare un piccolo chat direttamente con voi. Se siete arrivati fin qua, io vi ringrazio di cuore. Queste sono state per me 2 settimane molto piene di lavoro, perché praticamente stavo facendo 2 campaign di marketing diverse. E nonostante questo, sono contentissimo che oggi, in una giornata del genere, alla fine sono riuscito a fare tutto quello che volevo. Ho lavorato, ho avuto una cena con amici, mi sono allenato in palestra, sono andato a correre e mi ha fatto un attimo pensare che in molti diciamo di non avere tempo per fare le cose che vogliamo fare. Ah, non ho tempo, di qua sono pienissimo, di qua. In realtà il tempo ce l'abbiamo, ci abbiamo tutti lo stesso tempo a disposizione. Quello che importa è cosa facciamo del nostro tempo e come, sì, e come impostiamo le nostre priorità per la giornata. E molto spesso il non ho tempo è solamente una scusa, perché ognuno di noi ha tempo, basta che ti svegli prima o vai a dormire un pochino più in ritardo
tipo stasera stavo pensando, ok, non finisco il video, lo finisco domani, perché sono stanco, non mi va così. Però in realtà posso benissimo finirlo stasera, sarò un pochino più stanco del solito, ma se io lo finisco stasera è una di quelle cose che mi sono detto che avrei finito oggi, e io voglio essere sicuro che finisco la giornata avendo fatto tutto quello che mi sono detto, avendo fatto la lista delle priorità e avendo colpito ogni singolo punto in quella lista, ok? Quindi anche se pensate di non avere tempo, non potete allenarvi, non riuscite a correre, non potete trovare tempo per la famiglia o per gli amici, ragazzi, potete fare tutto, è solo un motivo, è solo a matter of, devi metterti le tue priorità. Se vuol dire che ti svegli prima e che vai a dormire dopo, lo devi fare. Imposta le tue priorità, imposta i tuoi obiettivi e seguili il più possibile, prova a raggiungerli ogni singolo giorno. E sì, ci saranno periodi che sono più grind, un po' più di sacrifici, sarai un po' più stanco, ma sono quei periodi più difficili che alla fine ti costruiscono e creano, diciamo, creano le abitudini che poi ti fanno diventare qualcuno che vuoi diventare. Ok? Questo è tutto da parte mia per oggi. Magari non è stato un video pazzesco, mi dispiace, ci saranno anche dei video così. Io spero comunque vi sia piaciuto, se è così lasciateci un bel like. Fatemi sapere cosa volete vedere nei prossimi video, se volete che parlo di qualcosa in particolare. Io sono stanco morto, noi ci vediamo nel prossimo video. Bye bye.